Sensibilizzare i giovani verso il lavoro e le attività di volontariato a favore delle persone con disabilità intellettivo-relazionali e fisiche. Approda anche nelle scuole pugliesi il progetto Obiettivo Passepartout, promosso da Obiettivo 3, l'associazione di sostegno e supporto allo sport paralimpico fondata da Alex Zanardi. Stamani la prima tappa presso l'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Volta De Gemmis di Bitonto, dove nell'Aula 3.0 gli atleti paralimpici Mauro Preziosa e Stefano Saccomanni hanno illustrato a docenti e studenti la finalità dell'iniziativa. Obiettivo 3 ha 5 atleti per ora, perché ogni anno si aggiungono nuovi atleti all'interno di Obiettivo 3 nelle varie discipline che sono pararcheri, paraciclismo, paratriathlon nel mio caso, parasci con amputati, persone in carrozzina, persone con disfunzioni fisiche e neurologiche. Ed è sempre più presente attraverso anche questi progetti nazionali che prevedono l'attenzione maggiore da parte dei giovani a queste tematiche. Entusiasti e motivati gli alunni dell'Istituto Tecnico Bitontino, come attesta la referente scolastica del progetto, Paola Castellano. Il rapporto con Obiettivo 3 nasce grazie alla partecipazione della nostra scuola al Festival della Cultura Paralimpica che si è tenuto a Taranto nel mese di novembre. Grazie al CIP Puglia la scuola ha potuto partecipare a questo evento. Tre classi principalmente hanno partecipato ed è stato lì che abbiamo conosciuto gli atleti di Obiettivo 3 e abbiamo deciso di iscrivere il nostro istituto anche grazie alla disponibilità della nostra dirigente Giovanna Palmulli. E quindi siamo riusciti ad organizzare questo incontro che propedeutico alla partecipazione al contest Passepartout con Obiettivo 3. Il percorso condurrà gli studenti a sviscerare e comprendere a fondo la tematica dello sport paralimpico e dei valori ad esso legati, con la creazione di cartelloni, disegni, blog o contenuti audiovisivi. I lavori saranno consegnati ad Obiettivo 3 nella giornata conclusiva del progetto il 29 maggio a Parma presso il Geocampus, dove saranno premiati i tre lavori più votati dagli stessi ragazzi. I ragazzi sono subito, stati attenti a questa tematica, sin da altri progetti. Soprattutto in questo progetto hanno voluto continuare sulle nostre linee guida che avevamo già comunicato loro tempo addietro, restando abbastanza partecipi e volenterosi nell'affidare le loro creazioni, che possono essere digitali, video, oppure cartacee o cartellonistiche o anche giornalistiche, alla tappa finale che prevede il Geocampus a Parma.